Ci vorranno 45 giorni per sapere se verrà revocata la licenza al tassista della Socota 4242 che venerdì alle 1.30 di notte in piazza Santa Trinita a Firenze ha aggredito una turista canadese dopo un diverbio scaturito da un disaccordo sul prezzo della corsa. La commissione taxi del comune di Firenze ha dato infatti il via all'iter. L'uomo ha aggredito fisicamente e verbalmente la studentessa italo-canadese provocandole con schiaffi e calci traumi alle gambe e a un orecchio. Alla luce dei video che hanno fatto il giro del web, suscitando forte indignazione in tutta Italia, ma anche oltreoceano, Palazzo Vecchio ha deciso di adottare, come chiesto anche dal sindaco Dario Nardella, dagli assessori Benedetto Albanese e Federico Gianassi, il pugno di ferro. Fino a quando l'iter non si sarà concluso, il tassista però potrà comunque tornare a guidare il taxi, perché non sarebbe possibile adottare un altro provvedimento di sospensione della licenza. Sembra che in uno dei momenti di maggiore tensione l'uomo avesse detto alla donna di essere Dino il Talebano, arrivando anche a minacciarla di morte. La decisione della commissione sarà assunta al termine di una fase istruttoria di 15 giorni in cui saranno raccolti ulteriori elementi e documentazione e sarà ascoltato anche il diretto interessato. A conclusione di questa fase, se risulterà confermata la gravità del comportamento, si procederà alla definitiva applicazione del massimo provvedimento interdittivo, cioè alla revoca della licenza, che dovrebbe arrivare appunto al 45esimo giorno.